Buonasera e bentrovati. Questa sera sono qui con l'amico e collega Tommaso Montonati, che molti di voi conoscono certamente, anche perché oramai è con noi da 6 anni e più, quasi sei anni, quindi abbiamo già avuto modo di fare tante altre cose dove lui è stato il pilastro dorsale, no? Attività di ogni genere, archivissima e così via, quindi certamente lo conoscete. Comunque colgo questa occasione per dirvi due parole su di lui, sul suo operato, che è egittologo e quindi lui è qui per portare avanti questa carriera, ma nello stesso tempo è stato contagiato, vorrei dire quasi da subito, dall'attività archivistica che stavo portando avanti con fatica già da qualche tempo. E quindi la sua presenza è stata fondamentale, perché grazie a lui abbiamo potuto attivarci con una serie di attività fondamentali per questo museo e non soltanto. Avrete sentito di recente una esplosione di interesse per gli archivi. Quando io ero ragazzino degli archivi non se ne parlava, anzi, gli archivi erano considerati un recesso dimenticato delle varie istituzioni di qualsivoglia natura, dove si andava tra queste carte polverose quando c'era qualche grana, qualcosa da recuperare. Ahimè, meno male, gli archivi invece in tempi moderni hanno manifestato tutta la loro importanza e quindi anche il nostro, anzi direi fondamentale per noi. Grazie agli archivi è possibile ricostruire delle storie. È una forma di archeologia anche questa, che invece di svilupparsi fra le sabbie o nei buchi, si sviluppa tra un faldone e l'altro. Faldoni che spesso sono lì inesplorati da tanti, tanti anni, come è accaduto per l'archivio del Museo Egizio. Chi ancora oggi ha voglia di andare all'archivio di Stato, adesso ormai a forza di smanettare, forse la polvere sarà andata via, ma vi posso garantire che sui documenti nostri dell'archivio di Stato, facendo così con la mano, i polpastrelli diventano neri, vero? Questo sta a dimostrare quanto sono stati consultati questi archivi. E certo, è un lavoro faticoso quello dell'archivio, spesso non premiante, perché si passano centinaia di documenti per non trovare nulla. E allora bisogna saper leggere che il non aver trovato nulla è un risultato. E quindi può essere positivo anche questo. Quindi diciamo che Tommaso da subito si è accalorato e ha permesso, grazie alla sua dinamicità giovanile, di raggiungere appunto dei risultati che io certo non avrei potuto raggiungere da solo. Tra questi vi segnalo, e per questo siamo pure stati premiati come museo, se voi andate nel sito del nostro museo potete accedere all'archivio fotografico. Archivio fotografico che è il frutto, per adesso parziale, di un lunghissimo lavoro. 45.000 immagini abbiamo avuto dalla soprintendenza come conferimento, e queste immagini sono state quasi tutte ordinate e studiate, dando una precisa collocazione topografica, cronologica, quando era possibile. E quindi grazie a queste immagini abbiamo potuto raccontare, con immagini appunto, la storia delle missioni, per esempio, di Ernesto Schiaparelli. Missioni che sono raccontate dai documenti conservati all'Archivio di Stato, che però trovano un parallelo immediato attraverso queste immagini. Spesso sono quasi delle didascalie i documenti, che appunto spiegano il contenuto di un'immagine, soltanto che hanno preso due strade diverse. Noi abbiamo le lettere di Virginio Rosa da una parte e le fotografie che stanno a documentare ciò che lui spiega sulle lettere da un'altra parte. E qui è il miracolo che può compiere il digitale,
grazie appunto a Tommaso, dove questi documenti vengono messi vicini come se fossero per davvero realmente un unico insieme. Ebbene, dicevo, l'archivio fotografico del nostro museo oggi consente di poter vedere circa 1500 immagini dell'attività archeologica di Schiaparelli, con tutte le didascalie, i dati tecnici, quindi sono state lavorate una dietro l'altra, il riconoscimento dei siti, perché queste non erano inventariate, avevano un numero casuale, perché infatti si passa da Gisa ad Assuan con il numero successivo, quindi vuol dire che non c'è stato nessun tipo di ragionamento, anche perché questo inventario primitivo, lasciatemi dire, è stato fatto da persone non del mestiere, voglio dire, so bene io chi aveva fatto questo mestiere, e quindi certamente hanno avuto bisogno di un lungo lavoro per potergli dare una loro precisa collocazione e connotazione. A queste si sono aggiunte di recente 700 immagini circa, che è un altro insieme, l'Egitto dell'Ottocento, perché il nostro archivio possiede anche appunto 700-800 immagini riunite in album oppure sciolte, che documentano l'attività fotografica dei primi fotografi che appunto andavano in Egitto, facevano queste fotografie per poi venderle ai primi turisti del tempo. Siamo nella metà, seconda metà dell'Ottocento. Quindi anche queste fotografie sono state messe lì e sono a disposizione di tutti. E quindi vi prego di andare, è facilissimo navigare all'interno di questo archivio fotografico, che si chiama appunto così, e potete passare da una località all'altra e per ognuna vedervi appunto le immagini che sono state inserite. Novità nella novità, per volere del nostro direttore e nostra convinzione, queste immagini voi le potete scaricare e utilizzare per qualsiasi vostra necessità barra bisogno, nel senso che sono in Creative Commons CC.0, che sta ad indicare il pubblico di dominio. E noi siamo la prima istituzione in Italia, tra pubblico e privato, che rilascia tutto questo ben di Dio senza alcun tipo di provento. Quindi per questa ragione siamo stati a Rimini la settimana scorsa per ricevere questo premio, dove appunto siamo antesignani di un percorso che probabilmente dovrà proseguire. Ecco, non ha senso che la fotografia del David non la si possa utilizzare per fare una maglietta, per esempio, perché è proprio successo questo. Cioè, il David che indossava una maglietta con un marchio di una nota fabbrica è stata bloccata e non gli hanno consentito la diffusione di questi materiali. Quindi veramente c'è ancora molta, molta strada da percorrere. Ma adesso venendo a noi, questa sera Tommaso Montonati è qui non per parlarci d'archivi, anche perché sono una conseguenza, come molti di noi ci occupiamo di tanti aspetti. Lui ha la sua attività archeologica, affianca quella archivistica, e qui si vede per davvero questa sera come le due cose poi finiscano per integrarsi e dove una aiuti l'altra. Vi parlerà del sito di Gawelkebir. Gawelkebir è una delle località scavate, indagate da Ernesto Schiaparelli in due campagne successive, 1905 e 1906. Lui si sta dedicando a questa località e devo dire che con estremo interesse, anche perché quotidianamente compie delle scoperte su un terreno pressoché inesplorato, perché poi dopo Schiaparelli nessuno si è cimentato su questo sito e quindi è tutto nuovo quello, con tanta difficoltà anche perché manca poi il materiale su cui poter far ricerca, quindi è pressoché tutto inedito il lavoro suo, e tanto che sarà questa materia del suo prossimo dottorato. Quindi già da ora gli facciamo veramente tanti auguri perché questo dottorato sia una straordinaria espressione anche delle sue capacità. E dicevo prima, questa località visitata da Schiaparelli in quegli anni è poi stata
per un centinaio di anni lì ferma, finché agli inizi degli anni 90, con l'Università di Roma La Sapienza, a cui avevo piacere di essere componente della missione, ci siamo recati prima in un periodo precedente, poi successivo a Jebel Ein e poi anche a Gawel Kebir. Il motivo era quello di meglio documentare o raccogliere dei dati che servivano in maniera così immediata all'interno del museo per una pubblicazione, per un allestimento, qualcosa del genere. Quindi era da 100 anni che più nessuno andava in quei posti e noi ci siamo andati e abbiamo trovato un sito né più né meno come era rappresentato sulle fotografie dell'epoca dello Schiaparelli. Quindi noi adesso ci auguriamo davvero che questo rinnovato interesse da parte di Tommaso serva per stimolare, no, ulteriori indagini, ulteriori ricerche, perché certamente questo è un sito che ancora va esplorato, perché molto ha da dare e perché le notizie che abbiamo avuto da Schiaparelli attraverso i documenti di scavo, ahimè, non sono certo sufficienti per poter meglio documentare il sito e i materiali che sono stati portati a Torino. Bene, lascio la parola volentieri a Tommaso. Prego. Ok. Allora, grazie Beppe per questa introduzione. E inizierei subito a affrontare il discorso. Questa sera volevo parlare con voi del sito archeologico di Gawel Kebir, una località che per il nostro museo è molto, molto importante. Una località che si trova nel quello che viene chiamato il Medio Egitto, quindi in un luogo posto praticamente a metà strada fra Luxor, fra l'antica Tebe e il Cairo. Si trova infatti a circa 50 km a sud di Assiut, a circa 400 km a sud del Cairo, e invece si trova a circa 300 km a nord di Luxor, quindi siamo praticamente quasi al centro del territorio egiziano. Gawel Kebir è un sito che anticamente è sempre stato abitato dagli antichi egiziani. In antichità infatti faceva parte, sapete che l'Egitto nell'antichità era diviso in diverse province e l'area di Gawel Kebir era inserita all'interno del decimo nomo, della decima provincia dell'Alto Egitto, chiamata Wajet, una delle province facenti parte dell'Alto Egitto. Dicevo che è sempre stata abitata, tant'è che abbiamo dei riferimenti anche a dei villaggi che facevano parte di questa provincia. La capitale era chiamata Cebu, la città dei sandali. Questo nome potrebbe farci pensare a tante cose riferite appunto a una possibile associazione fra effettivamente i sandali e questa località, ma non ci addentriamo in ipotesi che non hanno alcun fondamento, perlomeno in questo momento. Nel tempo questa località, questa area, assume anche altri nomi. In epoca tarda, ad esempio, inizia a essere usato non più tanto il toponimo del villaggio di Cebu, quanto l'area inizia a essere denominata col nome di Giuca, alta montagna. Questo probabilmente riferirsi al fatto che la montagna, la catena montuosa
a est del Nilo, la catena montuosa orientale, in questo punto si avvicina di molto alla pianura fertile del Nilo, si avvicina di molto al Nilo stesso, e quindi è possibile che ci sia stata una certa associazione fra questa vicinanza e appunto il nome che gli viene dato. È interessante notare che, a differenza del toponimo di Cebu, il nome di Giuca è stato poi, in qualche modo, si è mantenuto nel corso del tempo. Abbiamo delle testimonianze in lingua copta, quindi in un periodo successivo, in cui la località veniva nominata con una pronuncia, chiedo scusa ai colleghi che studiano copto per la mia pronuncia, ma qualcosa come Tuko o Tukou, quindi una chiara evoluzione da questo termine antico egiziano. In età tolemaica, invece, se in età copta, in età cristiana, questa località, quest'area aveva mantenuto una denominazione che poi vedremo arrivare fino ai giorni nostri, in età tolemaica il centro più importante in qualche modo non viene più chiamato Cebu, ma prende il nome di Anteopoli, o Anteopolis in latino. Col nome di Anteopolis si instaura tutta una tradizione classica in cui la città appunto assume una certa importanza. E lo vediamo subito questo. Una certa importanza tramandata appunto dagli scrittori classici. Scrittori classici che, come per tanti testi in lingua greca e in lingua latina, nel corso del Medioevo, o meglio, nel corso della tarda età romana e inizio Medioevo, in qualche modo vengono dimenticati, per poi essere, con l'umanesimo e il Rinascimento, lentamente riscoperti. Succede così, ad esempio, per un'importante opera, la Geografia di Claudio Tolomeo, questo astronomo, studioso, geografo che vive nel secondo secolo dopo Cristo. Claudio Tolomeo studia la geografia del mondo allora conosciuto ed è uno dei primi, non il primo, ma è uno dei primi a studiare anche il sistema di coordinate. Tant'è che in questa sua opera, La Geografia, lui inserisce tutta una serie di toponimi che nel secondo secolo dopo Cristo, siamo nel pieno dell'Impero Romano, secondo secolo appunto dopo Cristo, erano conosciuti. Addirittura la sua geografia, la sua geografia vuole dare un'idea di quello che era l'emisfero, di quello che era il mondo allora conosciuto. Quindi la sua estensione andava dalle Canarie, anche se ci sono teorie secondo cui potrebbe essersi riferito anche a delle isole ancora più a ovest delle Canarie, fino all'Indocina. Quindi questo era lo spazio all'epoca conosciuto e di cui Claudio Tolomeo ci dà delle indicazioni riguardo ai toponimi. Non manca l'Africa settentrionale. Questa è una carta geografica presente in una versione stampata nel 1541, presente alla Biblioteca Reale di Torino, dove vediamo una carta geografica, o meglio, una rappresentazione del Nord Africa. A sinistra vediamo la Libia, a destra vediamo l'Egitto. Zoomiamo naturalmente, vediamo una rappresentazione abbastanza curiosa del territorio egiziano, dove il Nilo percorre la sua discesa lungo il Mediterraneo, racchiuso fra due catene montuose molto, molto vicine e molto strette. Naturalmente la conoscenza che si aveva dell'Egitto al di sotto del Cairo in età rinascimentale era molto scarsa. Le conoscenze europee dell'Egitto si fermavano in età medievale fondamentalmente al delta del Nilo, per quello che era successo durante le crociate, per i vari viaggi
i vari pellegrinaggi in Terra Santa che toccavano il nord del paese per alcune rotte commerciali, ma sostanzialmente al di sotto del Cairo non era un territorio abbastanza sconosciuto, e questo ci giustifica anche la anche strana riproduzione di questo territorio. Se andiamo ancora a zoomare, vediamo che nel Medio Egitto viene puntualmente indicato il nome di Antei, una abbreviazione latina per Anteopolis, quindi una collocazione abbastanza precisa di questa località. Questo per dirvi che appunto la tradizione classica parla spesso di questa località. Una località che aveva dei punti anche di riferimento molto, molto chiari. Vediamo che per esempio a sinistra di Antei vi è per esempio la località di Lyukon, che è il nome greco per la città di Assiut. Quindi diciamo che per quanto riguarda i punti su questa carta geografica, diciamo che Claudio Tolomeo aveva mantenuto una certa, diciamo, efficacia e vicinanza con quello che è poi la realtà. Perché vi dicevo Anteopolis in età antica assume una certa importanza? Assume una certa importanza perché tanti scrittori antichi menzionano la presenza di un importante tempio, dedicato ovviamente ad Anteo. Da qui appunto il nome della città Anteopolis, in onore di questa divinità. Nella mitologia greca Anteo era un gigante che abitava in Libia, un gigante alto più di 100 metri che Eracle in qualche modo aveva sconfitto. Da qui il punto, ci sorge una domanda: cosa c'entra una città, una località nel Medio Egitto con la storia di Anteo che appunto abitava in Libia? Quindi una risposta ancora non è stata trovata su queste possibili connessioni fra questa località e il mito che la tradizione ha poi portato fino ai nostri giorni. È possibile che ci sia un secondo Anteo? È possibile che un'altra versione del mito possa aver posizionato l'accaduto dello scontro in Egitto anziché in Libia? Quindi tante ipotesi che in realtà rimangono soltanto tali. Comunque sia, Anteo era una divinità che era associata a una divinità egiziana precedente, il cui nome era Nemti o Nemtawi, i due vagabondi se vogliamo, ed era una divinità che associava dentro di sé le due personalità di Set ed Horus. Vediamo quindi che Anteopoli e anche nel periodo prima che si chiamasse così pare abbia avuto una certa connessione nel culto appunto nel culto di Set e nel culto di Horus, probabilmente anche inserendosi nel contesto dello scontro fra queste due divinità all'interno appunto del mito e dei racconti. Questa è una rappresentazione sulla sinistra di quello che era presente del tempio, un tempio che era stato costruito in età tolemaica, un tempio di cui sono state trovate nel corso dei vari viaggi iscrizioni di Tolomeo IV, vissuto alla fine del III secolo a.C., di Tolomeo VI, con anche una sorta di firma da parte di Marco Aurelio e Lucio Vero, quindi secondo secolo d.C., che sono orgogliosi di aver rifatto, di aver restaurato il soffitto di questo tempio che si stava in qualche modo danneggiando, si stava rompendo. Dicevo prima che il nome di Anteopoli, il nome di questa località, rimane soltanto nella tradizione degli scrittori classici. Perché? Perché invece nella tradizione locale le cose andarono diversamente.
a partire dal 600, anzi a partire già dalla fine del 500, una serie di personaggi, una serie di viaggiatori iniziano invece a cercare di scoprire che cosa c'è al di sotto, che cosa c'è a sud del Cairo. E quindi si inaugura una stagione molto interessante di viaggi, di esplorazioni che cercano di andare sempre più a sud, di risalire il Nilo sempre più lontano dal Cairo, di cercare di capire dove porta questo fiume e di scoprire eventuali tesori, eventuali antichità che comunque erano decantate dagli egiziani del Cairo e che erano anche scritte in quei pochi testi classici che erano sopravvissuti agli anni oscuri del Medioevo. Per cui abbiamo tutta una serie di testimonianze, in primis quelle dell'anonimo veneziano, un viaggiatore che fa un viaggio per conoscere, per scoprire questi territori meridionali, addirittura nel 1589, quindi siamo molto, molto lontani nel tempo. È uno dei primi viaggiatori che ha il coraggio, se vogliamo, anche di andare all'avventura, di scendere in un territorio completamente sconosciuto. Ebbene, lui, questo signore, sappiamo che era veneziano, non sappiamo chi sia, ma dal diario che ci ha lasciato si è potuto riconoscere un certo dialetto veneto nelle parole che utilizza per questo anonimo veneziano. Il manoscritto in realtà oggi è custodito alla Biblioteca Nazionale di Firenze, per cui non è in Veneto, è in Toscana. Comunque sia, è un documento molto interessante perché ci descrive l'Egitto, ci descrive quello che questo signore ha visto risalendo il Nilo, scendendo verso sud, nel 1589, quindi siamo molto molto lontani nel tempo. E questo signore, man mano che scende, elenca anche una serie di località che raggiunge e che descrive, tra cui questa località di nome Gao. Vedete come la connessione con la tradizione di Chukao e del nome copto è molto simile. Da qui il fatto che appunto questo nome è rimasto nel corso dei secoli, nel corso dei millenni, tant'è che oggi ancora noi la chiamiamo Gao el Kebir. Quindi questo in qualche modo è sopravvissuto nel corso del tempo, e vediamo anche che i vari altri viaggiatori che sono giunti nella località hanno dato, in base anche alla loro conoscenza dell'arabo, in base anche al loro, diciamo, modo di trascrivere nell'alfabeto latino questo suono, il suono di questo toponimo, ognuno ha avuto un modo del tutto particolare di scrivere questa località. Per cui passiamo da un missionario italiano, Frate Arcangelo da Pistoia, che addirittura lo chiama Co, addirittura anche descrivendo queste colonne che vediamo sulla sinistra come molto simili alla rotonda di San Pietro. All'epoca era questo il modo di chiamare la piazza San Pietro, quindi queste colonne che tanto si avvicinavano all'immaginario di questo missionario. Abbiamo poi altri viaggiatori, tra cui il Pocock, che nel 1740 fa proprio un disegno di questo tempio, quello che vediamo alla nostra sinistra. Da qui possiamo notare come il tempio avesse ben 18 colonne ancora stanti. Questo tempio era ancora ben preservato, soprattutto la parte iniziale, il portico. Una domanda mi è subito sorta: perché tutti questi viaggiatori nel loro viaggio lungo il Nilo hanno quasi sempre menzionato questa località, chiamandola l'antica Anteopoli, ma con il nome di volta in volta Gao el Kubara, Gao el Gerbie, Gao el Kiebr, Gao el Geberi, quindi ogni volta gli davano la loro interpretazione. Questo perché, a dire il vero,
questo tempio che sorgeva sulle rive, sulla riva orientale del Nilo, era una delle prime vestigia dell'antichità che i viaggiatori incontravano una volta che lasciavano il Cairo, una volta che lasciavano le piramidi di Giza e le piramidi di Saqqara. Era un viaggio di alcune settimane, non attraverso imbarcazioni, quindi non un viaggio particolarmente lungo, ma era una delle prime vestigia, una delle prime antichità che nel viaggio verso sud si incontravano. Ed è quindi una sorta di punto di interesse che i viaggiatori, naturalmente più in qualche modo interessati all'arte antica, erano appunto i primi a descrivere e a notare. Naturalmente anche la descrizione dell'Egitto non manca di avere una descrizione particolareggiata di quello che rimane di questo tempio. A destra vediamo infatti un disegno che è presente in una tavola della descrizione ad opera di Jomard. Lui compie una descrizione molto particolare, molto particolareggiata di questo tempio, anche in qualche modo indicando i vari elementi, le varie iscrizioni, soltanto purtroppo le varie iscrizioni in lingua greca. Nessuno di questi studiosi, nessuno di questi viaggiatori e neanche questi studiosi, ricordiamo che siamo ancora in un periodo in cui il geroglifico non era ancora stato tradotto, purtroppo non ricopia i geroglifici che erano presenti sulle colonne, sugli architravi ancora esistenti, per cui purtroppo le uniche iscrizioni che conosciamo di questo tempio sono soltanto quelle greche. Parlo al passato perché effettivamente succede qualcosa, per cui oggigiorno, lo anticipo, questo tempio non esiste più, ma anticipo una cosa che dirò fra pochi minuti. Questo tempio infatti era presente, vedete, questa è una cartina, una carta geografica della località eseguita da Branton nel 1927 durante gli scavi della missione della British School of Archaeology in Egypt, quindi della missione inglese che ha scavato da Kawel Kebir a Badari soprattutto una serie di necropoli, e nella prima parte della loro missione questi archeologi hanno anche cercato di capire dove fosse il tempio. Ho anticipato prima che il tempio effettivamente oggigiorno non esiste più. Non esiste più, possiamo dire che la descrizione dell'Egitto, o meglio i savant che sono che hanno studiato il sito, sono forse tra gli ultimi, non gli ultimissimi, ma sono tra gli ultimi ad aver visto il tempio ancora, o meglio, i resti del tempio ancora nella sua, interezza, o meglio, quello che ancora rimaneva. Questo perché alcuni studiosi, alcuni viaggiatori negli anni 20, negli anni 30 dell'Ottocento ci testimoniano che una piena del Nilo particolarmente impetuosa ha fatto crollare le 18 colonne, per cui già nel 1800, già alla fine degli anni 20, questo tempio non era più presente. Addirittura, lo vediamo da questa zoomata, cambia anche il corso del Nilo. Il Nilo modifica in quest'area del paese, modifica la sua corsa. Per cui la missione inglese che scava negli anni 20 del Novecento trova qualche resto, qualche pietra che si poteva riconnettere al complesso templare di Anteopoli, ma lo trova, vedete, molto lontano da quello che era il fiume, da quello che era il Nilo all'epoca e dove si trova ancora oggi. In questo caso possiamo parlare di un vero e proprio, appunto, cambiamento del corso del fiume. La qualcosa ci pone anche dei seri dubbi sul fatto della piena, insomma, una piena molto impetuosa, è possibile che abbia cambiato il corso del fiume stesso, ma deve essere stata una piena davvero molto molto impetuosa, se non
un qualche altro evento naturale. Questo naturalmente non è stato detto. Altri viaggiatori hanno però aggiunto in maniera anche molto maliziosa che quello che non aveva distrutto la piena del Nilo lo avevano poi distrutto, lo avevano poi in qualche modo annientato gli abitanti locali, i quali, vedendo le pietre a disposizione, le avevano prese per costruire il palazzo del governatore ad Assiut. Per cui anche qui, diciamo, ci sono tante storie che si raccolgono intorno alla fine di questo tempio tolemaico. Per cui finora ho parlato dell'area di Kaul-Kebir soprattutto in relazione a questo tempio tolemaico, questo tempio che era un punto di interesse molto importante, quello che i viaggiatori dovevano vedere assolutamente durante la loro discesa verso sud. Tuttavia, già con la descrizione dell'Egitto, noi abbiamo qualche altra informazione che ci permette di in qualche modo ampliare la conoscenza che noi abbiamo del sito al di là del complesso del tempio. Infatti Jomard ci scrive, purtroppo è soltanto una frase, quindi dobbiamo anche interpretarla senza avere ulteriori strumenti, ci dice che al nord si trovano diversi ipogei, quindi diversi diciamo ambienti scavati nella roccia, il cui soffitto è stato elaborato a botte, e il piano delle sale è come quello delle grotte sepolcrali di Tebe e di Assiut. Al fondo ci sono delle nicchie dove si possono vedere delle figure dei maestri, dei capi, dei proprietari di queste catacombe. Quindi questa è forse una prima menzione di un qualcosa, di un qualche elemento di antico che nessun altro viaggiatore prima aveva in qualche modo osservato e menzionato. Passiamo al 1828, passiamo alla spedizione franco-toscana, quella di Ippolito Rosellini e Jean-François Champollion, i quali anch'essi, con tutta una serie di viaggiatori, naturalmente tutti quei viaggiatori che ho menzionato prima, una volta tornati in Europa, pubblicano i loro diari, i loro resoconti dei viaggi. Quindi soprattutto Rosellini e Champollion, quando giungono in Egitto, hanno molto ben chiara la situazione di quello che avrebbero trovato. E naturalmente, quando giungono nei pressi di Anteopoli, rimangono molto delusi, anche perché loro sono tra i primi a testimoniare la distruzione di questo tempio. Infatti Rosellini, dal suo giornale della spedizione, il suo giornale di viaggio, l'11 novembre del 1828, ci dice che effettivamente loro, dopo essere giunti, capirono che il tempio non si trovava più, per cui non ci fermammo, perché al solo passarvi dinanzi dovemmo purtroppo convincerci che il Nilo aveva corroso tanto di terreno da far sparire il tempio. Tuttavia, questa notizia del tempio distrutto è molto interessante, ma ancor di più, ai fini anche di questa conversazione, lo è la frase che ho sottolineato in rosso: le grotte che si vedono piuttosto alte nella montagna arabica di nord-est, quindi sempre sulla sponda orientale, al di là della sponda orientale del Nilo, di Kaul-Kebir, sono assai grandi, ma le trascurammo per essere avvertiti che non hanno sculture né pitture. Questa domanda, questa frase, continuammo dunque il viaggio, quindi in qualche modo Rosellini finisce di parlare di Anteopoli e passa poi a descrivere quello che vedono con l'avanzamento del viaggio verso sud. Questa frase è ancora più criptica rispetto a quella che abbiamo letto presente nella descrizione dell'Egitto, perché queste grotte possono essere sia alcune tombe che erano già a vista in quel periodo, oppure potevano essere questi grottoni che si vedono, che fanno parte del paesaggio
dell'area, queste grotte che in realtà erano antiche cave di pietra in età egiziana, che poi sono state anche riconvertite in abitazioni in età successiva, comunque danno l'idea appunto di essere delle grotte. E alla domanda, alla seconda parte della frase in rosso, ma le trascuriamo per essere avvertiti che non hanno sculture e pitture, questo potrebbe in qualche modo avvalorare questa ipotesi, che effettivamente Rosellini non vide l'ingresso alle tombe, l'ingresso a una necropoli, ma effettivamente vide queste grotte. Una seconda ipotesi, forse più in qualche modo diciamo speculativa, è che essere avvertiti da le guide, le quali non avevano nessunissima voglia di allontanarsi dal Nilo e quindi, pur di procedere, andare verso sud, gli dissero che non c'era niente da vedere, in modo tale che potevano in qualche modo continuare spediti il viaggio, ma questo purtroppo non lo sapremo mai. Dopo quindi aver raccontato dell'esperienza di questo tempio, la fama del sito, che appunto era un sito diventato famoso per la presenza di questo tempio, cala, perché nel frattempo tanti altri templi, tante altre antichità vengono scoperte, e si deve aspettare l'inizio del Novecento perché questo sito archeologico, perché questa regione, quest'area, tornasse a essere un luogo di interesse, non più per i viaggiatori, non più per persone interessate all'antichità, ma attraverso delle vere e proprie indagini archeologiche. Stiamo parlando di un'area, questa è la fotografia della montagna che potrebbe aver dato poi il nome all'area stessa, la montagna che si avvicina in questo modo davvero molto al terreno coltivato, alla pianura coltivata. Questa montagna, che si trova esattamente in quest'area, nel rettangolo rosso, è poi un'area che darà molti risultati importanti per quanto riguarda gli scavi delle missioni archeologiche che hanno scavato. Torniamo un attimo indietro nel racconto di questa storia. Abbiamo parlato tanto dell'importanza di questa località in età tolemaica, in età romana. Bisogna adesso dire qualcosa anche su quello che era prima, quando ancora si parlava del decimo nomo dell'Alto Egitto e quando ancora il centro più importante era Cebu, la città dei sandali. Kawel-Kebir, o meglio, il decimo nomo dell'Alto Egitto, dagli scavi archeologici che sono emersi nella prima parte del Novecento, ha rivelato una lunga linea cronologica in cui gli egiziani hanno vissuto. Gli scavi, soprattutto inglesi, hanno trovato necropoli che si datano a partire dall'età predinastica, passando per tutto l'antico regno, il primo periodo intermedio, il medio regno, particolarmente interessante, e lo vedremo adesso, ma anche il nuovo regno, qualche traccia di terzo periodo intermedio e alcune necropoli di periodo tardo e età copta. Quindi possiamo dire un'area in qualche modo abitata per diversi millenni, e possiamo dire che tra la fine del primo periodo intermedio, ma soprattutto nel Medio Regno, nella dodicesima dinastia, questo luogo, questa regione ebbe una grande importanza. Non abbiamo fonti dirette per poterlo dire, non abbiamo fonti che ce lo possono in qualche modo dire apertamente, ma indirettamente lo possiamo capire dal momento che, lo vedremo tra poco, gli scavi archeologici hanno portato alla luce una serie di strutture tombali che sono considerate le più grandi, le più monumentali del Medio Regno egiziano. Da qui ricaviamo l'informazione che i signori che hanno commissionato questa serie di tombe erano persone molto potenti, erano persone con una disponibilità di risorse economica non indifferenti. E quindi possiamo soltanto pensare che
questa loro importanza sia derivata anche da una certa ricchezza nella regione stessa, nella località stessa. Infatti vediamo che nel 1905-1906 la missione archeologica italiana in Egitto condotta da Ernesto Schiaparelli inizia le indagini in questa parte della necropoli. Questa parte della necropoli che è successivamente indagata 7 anni dopo dalla missione tedesca guidata da Georg Steindorf dell'Università di Lipsia, alla quale poi si succede nel 1923 e nel 1924 la British School of Archaeology in Egypt. In questo caso l'area è in qualche modo è scavata per una terza volta da Petrie. Quindi un'area archeologica che nell'arco di 19 anni riceve ben 3 visite, ben 3 missioni archeologiche. Infine, nel 1989-1991, come Beppe diceva nell'introduzione, alcuni membri del Museo Egizio di Torino, mentre scavavano con l'Università di Roma, hanno compiuto una survey nel sito per alcuni progetti di allestimento di alcuni oggetti da Kaul Kebir, quindi avevano ritenuto opportuno compiere una survey esplorativa, per cui anche le foto scattate da Giacomo Lovera testimoniano questa loro esperienza nel sito, che è molto interessante anche per la bellezza anche di queste foto. Vedete come dall'alto di questa tomba si vede anche il limitare della pianura fertile sulla destra, da lontano si intuisce la presenza del Nilo, invece a sinistra inizia il deserto. Ma parliamo degli scavi archeologici che sicuramente hanno dato il via a questa grande stagione per quanto riguarda Kaul Kebir. Sappiamo tutti che Ernesto Schiaparelli, direttore del Museo Egizio, a partire dal 1894, Schiaparelli aveva iniziato da un paio di anni a indagare il territorio egiziano, a intraprendere una serie di campagne archeologiche, inizialmente a nord, a Eliopoli, a Giza, e a sud, nella Valle delle Regine. E nel 1905 lui si interessa anche di alcune località presenti nel Medio Egitto. In particolare si interessa al sito di Kaul Kebir e ad un altro sito poco lontano da Kaul Kebir, circa 2 o 3 chilometri a nord di Kaul Kebir, chiamato Amamiya. Queste missioni archeologiche si inserivano all'interno del finanziamento che Vittorio Emanuele III aveva accordato alla missione archeologica italiana già dal 1903, con anche finanziamenti mirati da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Per quanto riguarda il sito di Kaul Kebir, entra in gioco anche un altro attore per quanto riguarda i finanziamenti, ossia l'Accademia dei Lincei. L'Accademia dei Lincei era molto interessata all'epoca al ritrovamento di papiri greci e aveva mandato a Schiaparelli di trovare un'area archeologica che potesse effettivamente riportare alla luce una serie di papiri, soprattutto papiri greci, da portare a Roma, quindi per essere studiati, e aveva per questo, oltre ad aver dato mandato, aveva anche dato un cospicuo finanziamento. E Schiaparelli, che era una persona molto intelligente e anche molto furba, forse anche memore delle antiche vestigia che erano presenti e che erano state così tanto decantate dai viaggiatori precedenti, vede in questo sito un sito in qualche modo interessante per quanto riguarda il possibile ritrovamento di papiri greci, intuendo che forse si poteva anche sfruttare l'area per trovare altro materiale. Quindi con questa visione duplice di in un sol colpo
lavorare per i lincei, ma anche in qualche modo accrescere le collezioni del museo attraverso lo scavo di necropoli, di possibili necropoli di altri periodi, il 10 marzo 1905, dopo aver chiuso due giorni prima, l'8 marzo, il cantiere nella Valle delle Regine, due giorni dopo, il 10 marzo, Schiaparelli apre il cantiere nell'area di Cao El Quebir. Lo scavo è uno scavo molto interessante perché lui si concentra subito sulla montagna, su quella, sulla montagna che dava verso la pianura e l'area fertile. Uno scavo che si rivela molto fruttuoso da un punto di vista di antichità, di età predinastica, soprattutto di Medio Regno, di cui andremo a parlare tra pochissimo. Per quanto riguarda invece lo scopo principale per cui lui aveva scelto quest'area, ovvero l'ottenimento di papiri greci, fu un mezzo flop, fondamentalmente perché papiri greci ne trovò alcuni frammenti non furono neanche poi dati ai lincei, ma rimasero al Museo di Torino. Quindi si può dire che fu una grande, diciamo, un grande buco nell'acqua da questo punto di vista. Naturalmente Schiaparelli fu molto contento dei risultati, anzi, nonostante questo, scrisse al Ministero nell'ottobre del 1905 che l'esplorazione di queste tombe fu il miglior risultato certo della missione italiana nell'anno corrente. Per cui, contrariamente alla, possiamo immaginare, insoddisfazione dei lincei, Schiaparelli invece ritenne che questi scavi siano stati effettivamente i più interessanti del 1905. E perché furono degli scavi molto interessanti? Perché nella necropoli Schiaparelli fu, insieme naturalmente a Francesco Ballerini e ad altri collaboratori, fu il primo archeologo a scavare delle tombe monumentali. Delle tombe monumentali, considerate le più monumentali, le più grandi del Medio Regno egiziano. In questo caso vediamo una fotografia storica del nostro archivio fotografico, la fotografia della tomba appartenuta al governatore della provincia, al nomarca Huaca I, scavata appunto nel 1905. Vediamo ad esempio in questa planimetria della tomba, elaborata dalla missione tedesca che lavora qualche anno dopo, quanto fosse monumentale questa tomba. Vediamo ad esempio una sorta di quello che noi potremmo probabilmente chiamare tempio a valle o struttura a valle, alla quale corrispondeva poi una via processionale ascendente, quindi che saliva seguendo la montagna, saliva verso una corte, una prima corte che aveva una serie anche di scalinate. Vediamo questa in giallo, una scalinata che portava al livello superiore ancora, quindi vediamo anche una serie di livelli dove questa tomba era stata strutturata, quindi una struttura architettonica davvero molto interessante che giustifica è quello che dicevo prima, sul fatto di trovarci di fronte a delle tombe davvero molto ricche, davvero molto, per così dire, importanti. Questa rampa portava a una seconda corte con pilastri e da questa seconda corte, questo era tutto l'alzato, questo era tutto costruito al di fuori. Da questa seconda corte si entrava poi nelle camere scavate direttamente nella roccia, quindi una tomba che aveva una parte esterna, di cui è rimasto fondamentalmente molto poco, e una parte scavata nella roccia. Dicevo l'importanza della scalinata perché abbiamo questa bellissima fotografia
scattata nel 1991, dove sotto questa scalinata che vediamo portare verso il piano superiore è stata scavata nella roccia, è stata realizzata nella roccia una statua che è ancora presente, oggi è ingabbiata per proteggerla da possibili eventuali atti vandalici e che doveva in qualche modo coperta da questa scalinata. Quindi vediamo anche una certa ingegneria nell'organizzare le parti architettoniche di questa tomba, alla quale segue una tomba ancora più grande. Subito dopo Schiaparelli e Ballerini iniziano a indagare una tomba qualche metro più a est, qualche metro più a destra, la tomba di un altro governatore, di un altro nomarca, del nomarca Ibu. Una tomba anch'essa molto simile a quella precedente, anch'essa molto importante e con anch'essa una struttura che si pone davanti a questa rampa ascensionale che anch'essa sale lungo il corso della montagna, che si apre su una prima corte, sempre con una struttura a scale che porta a un livello successivo, a una seconda corte, e poi a un elemento, a una serie di ambienti scavati nella roccia. In questo caso la parte scavata nella roccia è più, diciamo, più elaborata rispetto alla simmetria della tomba di Huaca Primo, e questo ci fa capire anche una certa un'organizzazione leggermente più complessa rispetto a quella di Huaca Primo. Questa tomba è come la tomba di Huaca Primo e la tomba che vedremo successivamente, sono molto interessanti anche perché Schiaparelli e Ballerini si trovarono di fronte a un contesto archeologico molto disturbato. Perché? Perché all'interno di queste tombe loro si trovarono a scavare delle altre tombe che nel frattempo erano state scavate sopra la tomba precedente. Quindi ci troviamo anche a una grande di fronte a una grande difficoltà nel capire anche quali siano, quali possano essere state delle strutture di età di medio regno da strutture scavate e costruite in età successiva, non avendo purtroppo dei dati precisissimi da poter analizzare. Infine passiamo al 1906, in realtà questa tomba inizia a essere stata indagata nel 1905, ma finisce di essere ripulita nel 1906, ed è la tomba appartenuta a Huaca II. Questa tomba è considerata la tomba monumentale più grande e considerata la tomba privata più imponente, più grande del Medio Regno. È una tomba che si sviluppa per più di 200 metri di estensione, una tomba che vediamo da questa planimetria che addirittura ha una rampa ascensionale che addirittura, sempre con la parte iniziale, che addirittura si biforca a un certo punto, quindi si dilunga ulteriormente. Questo ci fa capire anche la grande, insomma, elaborazione, ancor più che le altre due, nella realizzazione di questa tomba. Vediamo anche queste corti che si susseguono, tutte porticate secondo la ricostruzione degli scavi tedeschi, che portano a una parte scavata nella roccia ancora più, diciamo quasi labirintica rispetto alle tombe precedenti. Quindi ci troviamo di fronte a tre tombe davvero molto particolari, molto importanti, che hanno dato una grande soddisfazione al museo, perché naturalmente queste tombe non sono state trovate completamente spoglie, non furono trovate completamente prive di attestazioni del Medio Regno.
Lo vedremo poi meglio tra poco, ma in queste tombe trovarono migliaia di frammenti, trovarono tantissimi frammenti di statue, frammenti di pareti, alcune delle quali sono ancora presenti sulle pareti e sui soffitti, una grandissima quantità di materiale che Schiaparelli meticolosamente raccoglie, mette all'interno delle casse e riesce a portare a Torino. Una piccola curiosità per questa necropoli, una necropoli che viene indagata davvero in maniera molto, molto meticolosa da parte di Schiaparelli, è anche questa bellissima fotografia storica, dove si capisce davvero poco da questa fotografia, ma è molto bella perché è indicativa di una tomba secondaria, di una tomba comunque elaborata in un secondo momento rispetto alle tre tombe maggiori appartenuta al defunto Enib. Il personaggio poi fotografato è un membro della missione archeologica, era il dragomanno della missione, Bolos, che viene fotografato appoggiato alla parte posteriore di questa tomba. Si capisce davvero poco da questa, però è l'unica fotografia storica che ci dà informazioni, innanzitutto che è l'unica fotografia, una delle poche fotografie scattate all'interno di un ambiente, e poi ci dà delle informazioni su alcune pitture parietali che sono presenti ai lati di questa fotografia. Si tratta infatti della cosiddetta, della famosa tomba di Enim, una tomba che fino a poco tempo fa era esposta nella mostra temporanea di Archeologia Invisibile. Perché queste pitture che vediamo essere molto poco visibili in questa fotografia furono strappate dalla missione archeologica italiana e per molto tempo anche tenute, custodite in magazzino. Tant'è che il motivo per cui nel 91 Museo Egizio fece una survey sul sito era anche per capire da dove venissero queste pitture, una risposta che non ha dato alcune risposte ma ne ha aperte molte altre. Tolto questa curiosità, possiamo capire da questa planimetria disegnata da Francesco Ballerini quale sia stata l'area indagata dalla Missione Archeologica Italiana nel 1905. Un'area molto importante, un'area molto vasta. Francesco Ballerini poi compone questa planimetria utilizzando circa una ventina di fogli in carta millimetrata che poi in maniera digitale si è riusciti a ricostruire come fosse una sorta di puzzle e in qualche modo oggi è più leggibile. Da questa planimetria noi possiamo notare naturalmente le tombe dei governatori della regione, delle tombe più importanti, quindi la tomba di Huacaprimo, la tomba di Ibu e la tomba di Huaca II, ma anche delle tombe minori, come ad esempio la tomba di Sobekhotep, che Ballerini chiama la tomba di X, perché lui non era stato in grado di trovare il nome del proprietario, quindi dovendo dare il nome alla tomba la chiama la tomba di X. Sarà poi Pitri, circa 20 anni dopo, a trovare in un'iscrizione il nome del proprietario della tomba e correttamente ad attribuirla a Sobekhotep, ma per la missione italiana questa tomba è nota come la tomba di X. Oltre a queste tombe, che sono le più importanti, le maggiori di questa necropoli, la missione archeologica scava anche tutta una serie di altre tombe minori, molte, come dicevo prima, anche scavate all'interno delle tombe maggiori, contribuendo da un certo punto di vista a creare una certa difficoltà nel capire i vari strati archeologici che si sono succeduti nello scavo delle varie tombe, ma dall'altra parte ci forniscono delle informazioni preziosissime perché queste tombe, molte di queste tombe, vedete tutte queste cerchiate di nero, al giorno d'oggi non sono più rintracciabili. Questo perché non si sono, una volta scoperte, una volta comunque portate alla luce, si sono poi
per gli eventi atmosferici e quant'altro, si è persa qualsiasi loro traccia, per cui queste planimetrie, quella della missione italiana e quella delle altre due missioni che hanno scavato dopo Schiaparelli, sono fondamentali per capire cosa effettivamente questi archeologi hanno scavato. Naturalmente lo scavo italiano fu uno scavo molto, abbiamo già detto molte volte, fu uno scavo molto interessante per i risultati, ma dal lato umano fu uno scavo molto complesso. L'accampamento era posto a circa 15 minuti a piedi, secondo Ballerini, dalla necropoli vera e propria. L'accampamento era posto all'interno di uno di quei grottoni che forse Rosellini aveva visto da lontano circa 80 anni prima, quindi completamente lontani dalla comodità di case, alberghi e quant'altro, quindi la missione dormiva all'interno, vedete queste tende coniche che l'esercito italiano aveva fornito a Schiaparelli, e in condizioni molto, diciamo, molto precarie. Dice Schiaparelli in una lettera al Ministero che in certi momenti, e stiamo parlando di marzo-aprile 1905, quindi siamo in piena primavera, se vogliamo, lui dovette lavorare con 45 gradi all'ombra. Quindi una situazione molto difficile. Da alcune lettere che abbiamo di Ballerini si capisce anche la difficoltà degli italiani nel sopravvivere in un luogo così inospitale, anche per la difficoltà chiaramente ad avere rifornimenti di cibo, di acqua. La stessa acqua era in qualche modo poco filtrata, e Ballerini costantemente si lamenta di come sia difficile sviluppare le lastre fotografiche con un'acqua così poco pulita, con un'acqua così poco limpida, per cui c'è tutta una serie di difficoltà che Schiaparelli e i suoi collaboratori devono affrontare, finché non arriva finalmente il giorno in cui Schiaparelli e Ballerini fa quasi il conto alla rovescia, talmente era stufo di stare in questo accampamento, desideroso di salire verso gli scavi di Eliopoli, che erano molto più confortevoli da questo punto di vista. Arriva, dicevamo, il momento in cui bisogna iniziare a imballare gli oggetti, a prepararli per il loro viaggio. E qui abbiamo una serie di scatti del nostro archivio fotografico che ci dimostra la grande movimentazione di uomini e animali per approntare il viaggio, prima dall'accampamento al Nilo e poi dal Nilo con le imbarcazioni verso il Cairo, verso Alessandria e verso l'Italia. Abbiamo detto prima quali antichità trovarono. Si trovarono circa 2400 antichità, abbiamo detto molte frammentarie, antichità appartenenti a statue, pitture parietali, soffitti decorati. Sono molto pochi gli oggetti trovati intatti dalla missione archeologica, oggetti che anch'essi dovettero essere posti all'interno di grandi casse, con una grandissima difficoltà nel loro trasporto. Vediamo questa fotografia in cui una grande cassa viene calata verso il basso con uno sforzo di decine di operai nell'intento di trasportare queste casse che contenevano frammenti di pietra, frammenti di calcare, di basalto verso il punto più vicino sul Nilo. Dicevo che alcune di queste antichità furono trovate integre, e sicuramente questo sarcofago che oggi si trova nelle sale storiche è una delle testimonianze più importanti che la missione archeologica italiana trova durante gli scavi di Kaulkebir. Questo è il sarcofago del governatore Ibu, sarcofago che Ballerini ci descrive essere stato trovato praticamente integro, manca un angolo del coperchio. Ballerini ci descrive
che era stato trovato in due pezzi nella camera funeraria del governatore e che sperava che il governo egiziano, attraverso il partage, potesse concederlo al Museo di Torino, cosa che fortunatamente si è anche poi realizzata, perché appunto oggi lo vediamo nelle nostre sale. Tuttavia servirono ben 6 casse per portare questo sarcofago dall'accampamento di Kawel-Kebir al Nilo. Quindi in qualche modo anche Ballerini si contraddice in un secondo momento, perché non era in due pezzi più il sarcofago, ma ci vollero ben 6 casse. Tant'è che, essendo in calcare, ma avendo subito per diverso tempo probabilmente anche una serie di incendi che hanno anche indebolito la roccia, negli anni 60, se fossimo andati a visitare il museo e in particolar modo lo statuario, avremmo trovato un sarcofago di Ibu in queste condizioni, quindi un sarcofago in diversi pezzi, un sarcofago che successivamente è stato poi restaurato ed è quel bellissimo sarcofago in pietra che noi tutti oggi possiamo ammirare. Sempre all'interno del museo noi possiamo vedere tutta una serie di statue o di statue frammentarie, andando nella sala di Medio Regno, che sono proprio testimonianza di questa campagna archeologica molto interessante. Abbiamo detto prima che le antichità trovate integre sono davvero molto poche. Questo perché, e invece quelle frammentarie furono davvero davvero tante, questo perché le tombe, si pensa, subirono una importante damnatio memoriae, subirono una grande furia distruttrice, le cui cause sono ancora tutte da capire e da stabilire. Tuttavia questo ha in qualche modo, da un certo punto di vista, impedito di poter ammirare la bellezza e la monumentalità di queste tombe, dall'altro ha permesso poi a Schiaparelli di raccogliere numerosi frammenti e di portarli a Torino, alcuni dei quali, come queste statue che possiamo vedere nella vetrina, sono poi state anche ricostruite e che quindi noi oggi possiamo vedere. Naturalmente un'altra delle grandi statue trovate a Kawel-Kebir è questa bellissima statua di Waka, non Waka I, neanche Waka II, affettuosamente lo potremmo chiamare Waka III, figlio di Neferhotep, questa statua trovata all'interno della tomba di Waka II, ma che non è del governatore Waka II, bensì di uno dei successori, quindi da qui si capisce anche come queste tombe siano state vissute anche nell'immediato decesso dei veri proprietari, e i discendenti hanno continuato ad apporre delle proprie statue come se fosse una sorta di culto nei confronti dei loro antenati, una testimonianza, un uso che è presente anche in altre località nel Medio Regno. Comunque sia, oggigiorno, se noi andassimo sul satellite e cercassimo questo sito, questa è la situazione che ci troveremmo guardando al sito di Kawel-Kebir. Vedremmo pochissime tracce, sicuramente vedremmo quello che rimane della grande tomba di Waka II, vedremmo quello che rimane, l'ultima corte di quello che era la tomba di Sobekhotep. Vediamo pochissimo di quello che fu la tomba di Ibu, la tomba del proprietario dell'importante sarcofago che abbiamo visto poco fa. Vediamo pochissimo di quello che resta della tomba di Waka I e tutta un'altra serie di piccole tombe, tra cui questa piccola tomba, che in realtà non è tanto piccola, ma è presente nell'estrema sinistra in questa bellissima fotografia storica. Quindi vediamo una situazione completamente complessa, molto complessa, una situazione in cui siamo di fronte a una necropoli che oggigiorno, facendo i dovuti confronti, è quasi stata, diciamo in qualche modo,
poco preservata dopo gli scavi, una necropoli che dopo gli anni venti non è più stata indagata, e quindi questo ha permesso alla sabbia e agli agenti atmosferici di coprire quello che le tre missioni avevano portato alla luce. Una situazione, diciamo, che è ancora più complicata dal fatto che effettivamente molto di quello che si è trovato è ora frammentario, e questo ha portato a pormi alcune domande che hanno poi in qualche modo delineato quello che è il progetto di dottorato, che è iniziato qualche tempo fa con l'Università di Lipsia, con la guida del professor Kockelmann e dottor Raue, dottor Brajewski, con i quali si è intrapreso uno studio della collezione, delle collezioni di Cao e Quibir, non soltanto di quella torinese, ma con alcuni obiettivi, con alcune domande generali che ci si è posti. Cosa si sa di queste tombe? Cosa si sa dei loro proprietari? Sia possibile ricostruire l'antico contesto di queste antichità così frammentarie che sono state portate in Europa, non soltanto a Torino, ma anche a Lipsia e in Inghilterra? E poi se sia possibile, attraverso lo studio dell'architettura e di quello che è rimasto, comprendere il ruolo dei governatori, considerando appunto quello che ci hanno lasciato. E questo ha portato ad alcune domande di ricerca, cioè quali informazioni ci possono fornire queste antichità. È possibile poi, attraverso lo studio, definire dei tratti distintivi locali e, dall'altra parte, definire dei tratti invece più generali del Medio Regno egiziano. E infine, un ultimo aspetto, che è frutto anche dei miei ultimi anni passati ad annerire le dita sfogliando le carte, che cosa è possibile ricavare dalle missioni archeologiche. I documenti che queste missioni hanno elaborato ci possono fornire ulteriori indicazioni rispetto a quello che già noi sappiamo. Quindi tutto questo ha portato alla stesura di un progetto che vuole appunto considerare a 360 gradi lo studio di questo sito archeologico, cercando il più possibile di avere una conoscenza di quello che è stato, per comprendere meglio anche il Medio Regno egiziano. E con quest'ultima slide io ho terminato e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, ringraziamo Tommaso Montonati per questa esauriente descrizione di questo sito, partendo dagli albori e per giungere fino alle più recenti indagini, e poi il futuro rappresentato dal suo studio, che in qualche maniera, come dicevo prima, ci auguriamo che possa rinvertire, no, gli interessi per questo sito. Questo sito, tra l'altro, che si presenta devastato, è incredibile. Io, insomma, tutti quelli che conoscono l'Egitto, e tra cui mi colloco anch'io, voglio dire, è difficile trovare un sito così veramente, per usare le parole di Schiaparelli, quando dice sembrava che una furia devastatrice avesse sconvolto un territorio intero. In effetti vengono delle domande a cui speriamo che Tommaso in qualche maniera riesca a trovare delle risposte, anche se è una scommessa, è una sfida. Come mai questo sito si presenta ai nostri occhi in maniera così sconvolto? Cioè, è vero, si può pensare a riutilizzi successivi, a altri insediamenti che sono venuti dopo, che siano i copti, però lì veramente c'è stata una furia devastatrice
programmata, vorrei dire, perché di intatto, no, tolto il sarcofago di Ibu, che poi era intatto ma non lo era, ma questo non per questo è perché il calcare aveva tutta una serie di fessurazioni, per cui muovendolo è andato in pezzi. Lo ricordo ancora io, così, quello che avete visto, appoggiato i blocchi sulla paglia. Eravamo nei primi metà degli anni 60, quando questo sarcofago era messo insieme, ma i pezzi erano solo accostati e tenuti con delle staffe esterne per tenerlo in piedi. Poi successivamente, ancora all'epoca di Curto, si fece il primo restauro serio, venne montato su delle rotaie con delle ruote per evitare, appunto, allora passava ancora il tram e quindi c'erano delle vibrazioni che interessavano lo statuario, ma molto significative, e quindi si tendeva a montare su ruote in maniera che il tram passando questo faceva così e non era a contatto col terreno, che invece avrebbe trasmesso delle vibrazioni pericolose. Comunque, certo, una delle risposte e una delle domande che viene spontanea da porgere a Tommaso, così in chiusura di questa bella relazione, è proprio quella di chiedere: ma tu ti sei fatto un'idea di questo sconquasso generale? Ma, sai, così senza delle prove tangibili è difficile poter dire quando effettivamente ci possa essere stato una distruzione così, se ci sia stata e quando ci sia stata una distruzione così sistematica. Schiaparelli suggeriva che questa distruzione fosse avvenuta con l'avvento del nuovo regno, in cui per qualche motivo i faraoni avevano in qualche modo deciso di distruggere qualsiasi evidenza della presenza di queste tombe, adducendo come prova il fatto che questi governatori fossero dei grandi sacerdoti del culto di Set. E quindi il furore popolare che si è animato contro questo dio, che era diventato una divinità in qualche modo negativa, avesse poi spinto alla distruzione dell'area. Una teoria che io credo poco credibile, però comunque può essere un punto di partenza per poter eventualmente portare avanti dei percorsi e delle linee di ricerca che possono portare a trovare delle informazioni utili per dare un'idea migliore di quanto effettivamente possa essere successo, sempre che poi effettivamente si possa sapere. Bene, grazie. Ci sono delle domande? Loro hanno delle domande? Tu? Certo, prego, ti posso dare il microfono? Ha un microfono sciolto? Arriva. Grazie Tommaso, ho imparato molto e anche ho rinfrescato la memoria per cose che già più o meno avevo letto. E, io, allora, rispetto allo sconquasso, mi viene anche in mente che da un'epoca di grandi nomarchi, secondo una teoria che però va sempre verificata, c'è una centralizzazione del potere faraonico nel regno di Sesostri III, e quello potrebbe fornire un quadro politico in cui si può ipotizzare che questa transizione da una situazione in cui i grandi governatori provinciali avevano un potere enorme a una situazione in cui invece il faraone gli fa abbassare la cresta, ecco, quello potrebbe fornire uno scenario semi plausibile a una punizione mirata e radicale, però è un'ipotesi del tutto fantastica. La mia previsione è che tu scoprirai un sacco di cose, da trovare risposte a un sacco di domande interessanti su questa necropoli, b, a questa domanda non troverai la risposta. questa è la mia
La mia previsione. No, io invece ti volevo fare una domanda seria. Allora, c'è questo scavo, lo scavo di Schiaparelli è avvenuto sotto il regime, a differenza di quello tedesco, è avvenuto sotto il regime del Partage. Il governo egiziano sceglie, tramite il servizio delle antichità, sceglie una parte dei ritrovamenti, un'altra parte la lascia alla missione italiana. Ecco, che possibilità o che interesse potrebbe avere una collaborazione con il Museo del Cairo, perché suppongo che lì siano andati a finire questi pezzi, che possibilità c'è di rintracciare almeno una parte di quello che il governo egiziano ha trattenuto per sé? Domanda questa, nel senso che in questo momento non c'è alcuna informazione su quanto effettivamente Schiaparelli abbia dato dagli scavi di Kau al governo egiziano, anche perché sta parlando davvero di casse piene di frammenti, che quindi è possibile che il servizio delle antichità possa avere in qualche modo quasi tralasciato, vista anche la grande quantità di oggetti interi che quotidianamente arrivavano al Cairo. È possibile anche che il discorso del partage possa anche essere stato affrontato alla fine dell'intero ciclo di missioni archeologiche del museo e che quindi possano aver optato per condividere più i risultati di altri scavi e non invece quello che per alcuni risultati insomma, le cose integre dagli scavi di Kau sono state veramente poche, per cui è possibile che in un Doubtless possano avere in qualche modo preferito optare per prendersi più una fetta da altri scavi, quello di Eliopoli, quello della Valle delle Regine, quello di Deir el-Medina, che nel 5 sono stati attivati, e quindi prendere di meno da quello di Kau. In questo posso aggiungere una cosa. Allora, noi negli anni 80, credo, con Mario Tosi eravamo andati, con tanto di mandato del museo, museo nostro, al Museo del Cairo, dove ci sono gli archivi delle campagne archeologiche. In sostanza è chiaro che il partage produceva dei documenti, quindi a un certo momento questo te, questo me, e quindi questi documenti sono rimasti anche, noi non abbiamo mai trovato tra i documenti d'archivio conservati qui a Torino dei documenti di partage del tipo questo a te, questo a me. Ragionevolmente si è pensato che invece in Egitto ci fosse qualcosa. Certo, viene da pensare che avrebbero dovuto esserci due copie, o quantomeno l'elenco delle cose che davano noi, che invece non l'abbiamo mai trovato, e che loro avessero da parte loro l'elenco delle cose trattenute da loro, anche per dare una provenienza a quegli oggetti che andavano acquisendo loro come Museo del Cairo. Allora, l'interesse nostro era riferito a Deir el-Medina, questo era il campo d'azione del Tosi, perché questo discorso che adesso, questa domanda che tu hai fatto per Kau, riguarda tutto il resto, perché la situazione è uguale dappertutto. Bene, quando siamo andati, anche muniti di credenziali, perché poi Mario Tosi era uno che sapeva intrufolarsi con i bakshish vari e quindi aveva delle credenziali di un certo tipo. Ebbene, quando gli abbiamo chiesto questi documenti si sono messi a ridere tutti, perché e addirittura ci hanno portato in un archivio che è una cosa sconvolgente, era una cosa allucinante. Infatti anni fa, se ricordi, c'era il progetto di cui ne aveva parlato anche il direttore, di riordino degli archivi del museo, che pare sia lì una situazione da sempre così, e quindi praticamente chissà, forse documenti che potrebbero aiutare i vari ricercatori, quindi non soltanto il Museo di Torino, ci potranno anche essere di sicuro. Noi comunque non abbiamo nulla, non esiste niente sui documenti di partage, se non delle laconiche frasi comparse su qualche documento che dice a noi ci hanno lasciato questo,
Bontaloro, ecco, però non esiste nulla di tutto questo, e quindi sarebbe una ricerca da partire proprio da zero, però soprattutto con una collaborazione direi fondamentale da parte degli egiziani, ammesso che ne abbiano un qualche interesse, ecco, questo è. C'è ancora qualche domanda? Bene, allora possiamo congedarci e ringraziamo ancora Tommaso per aver messo il dito in questa piaga che si chiama Gawel Kebir e che vedremo che cosa, speriamo che appunto riesca a cavare il ragno dal buco, il classico ragno dal buco. Comunque certamente anche gli oggetti che abbiamo noi sono tutti rotti. Quindi certamente è vero, probabilmente il fatto che ci fossero delle cave lì vuol dire che veniva cavato del materiale e quindi il primo materiale che veniva utilizzato era quello che era lì disponibile, no? Come hanno fatto dappertutto. Certo, però diventa difficile pensare come il Tempio invece superstite sia stato lì ancora fino all'Ottocento, tanto che la descrizione lo considera. E soprattutto c'è anche da domandarsi appunto come mai tutto il resto fosse sparito già prima. E quindi quando hanno fatto il Tempio tolemaico, l'intorno era già un campo di rovine così? E allora aveva un senso fare un Tempio bello nuovo in un campo di rovine? Cioè sono tutti discorsi molto... E allora verrebbe da pensare che la distruzione, se di distruzione si può parlare, sia avvenuta successivamente, quindi dopo l'epoca tolemaica. Ma chi è che si metteva e qual era il motivo così significativo tale da fare un lavoro così impegnativo? Guardate che noi ci siamo calati dentro tutti i buchi possibili, immaginabili, quelli che si riusciva, ben inteso, per trovare gli strappi di Ini, Enib, da dove venivano. Ma dentro le discenderie, perché lì ci sono delle discenderie con i famosi blocchi tappo che andavano liberati una volta che si volevano chiudere le stanze, questi scivolavano verso il fondo, eccetera. Tutti i blocchi tappo che sono stati aggirati, che terminavano con la stanza con le saracinesche. Ebbene, lì dentro ci sono dei blocchi che sono grandi come sto tavolo, che sono stati fatti rotolare giù. Quindi voglio dire, insomma, bisognava volercene, ecco, proprio. Quindi veramente è un sito che ha tanti segreti, che custodisce tanti segreti. Bene, grazie ancora allora di tutto voi, di tutti voi, della vostra presenza, e complimenti a Tommaso per questa esplorazione di cui ci ha reso partecipi questa sera, e ancora in bocca al lupo per il suo dottorato. Grazie a tutti. Grazie.